Grazie Presidente. Sì, allora questa mozione un po' richiama una mozione in realtà presentata già nei mesi scorsi su cui si impegna il sindaco e la giunta a salvaguardare il territorio di Vallerano. Sul territorio è stato portato il progetto di un impianto. Il Comune di Roma con le sue parti, con il Dipartimento ha portato dei pareri negativi in conferenza dei servizi sull'impatto che l'impianto avrebbe potuto portare sulla viabilità del territorio. Ed effettivamente dopo tanti mesi si sono manifestate le criticità che lo stesso Dipartimento Mobilità aveva evidenziato. Quindi con la mozione impegniamo la Giunta a impegnare tutti i livelli istituzionali competenti affinché sia tutelata l'area in cui insiste questo impianto, perché appunto è stata compromessa la vivibilità del territorio sotto l'aspetto della mobilità. Nei giorni scorsi è stata portata in municipio anche una mozione da parte della maggioranza municipale affinché sia interdetta la viabilità delle strade compromesse dall'impianto, e quindi con questa mozione vogliamo rafforzare l'indirizzo del municipio compatibilmente naturalmente con il quadro normativo vigente e con le verifiche del caso del Dipartimento Mobilità. Grazie.